Bernardini, Sandro Petrone, che è anche nostro docente di giornalismo, e Lorenza Lei. Sandro, puoi anche accomodarti, così evitiamo i cambi di scenario. Il problema, secondo me, che è un problema anche della RAI, non solo dell'extra RAI, cioè la mancata conoscenza di quello che fa la RAI. Allora, la RAI offre in questo momento 13 canali. Capisco che è un po' complicato conoscere l'offerta di 13 canali, lo capisco benissimo. Anche perché la RAI stessa, secondo me, è molto poco capace. È una battaglia che io in questa azienda continuo a fare tutti i giorni, la perdo tutti i giorni, ma continuo a insistere su questo. La RAI fa un'offerta ricca, uno può anche dire orrenda, perfetto, però è un'offerta ricca. È un'offerta ricca, importante, variegata, per target di pubblico molto diversi. Quando si parla di RAI, sia un collega intelligente e acuto, che io apprezzo molto, fra l'altro, su tanti altri temi, come Battista, che beh, mi sembra sempre uno che, come dire, pone un parere diverso dal mainstream dominante, in questo caso, secondo me, c'è proprio un deficit anche di conoscenza, nel senso che quando si dice la madre novantenne e la figlia ventitreenne, c'è molto di vero in questa analisi un po' grezza, però vi faccio dei macro esempi. Non si tengono presente, io purtroppo lavorando a TV Talk da tanti anni, come dire, l'osservazione puntuale di tutto il sistema televisivo, cerco di averla, per cui se uno non capisce che una macro fiction popolare come Don Matteo ha una quota giovanile altissima. Tua figlia non ci sarà, caro Pierluigi, però di fatto la quota che vai a vedere di giovani che guarda Don Matteo è altissima. Oppure un programma come Braccialetti Rossi, una fiction di quest'anno della RAI, ha raggiunto un target giovanile molto alto, soprattutto poi sui nuovi media. Cioè, questi sono, come dire, dati che nel parlare di RAI va tenuto presente, perché la RAI sta cambiando, questo è un dato di fatto, secondo me. Io che ci sto lavorando dentro e che a me è stato affidato l'anno scorso di fare così, en passant, 162 puntate l'anno scorso di un nuovo programma di storia. Capisco che la quota di pubblico raggiunta è dalle 300 alle 600, mettendoci anche la storia, 700.000 persone, e TV Talk ne raggiunge 1 milione, che non è evidentemente i 5 milioni di cui si parla, però non so come dire, questi sono nicchie, se vuoi, che però ci sono, e uno nel ragionare di RAI deve avere presente questi fattori. Esattamente come l'osservazione su Gomorra, adesso non vorrei fare il difensore della RAI, però secondo me alcune cose bisogna saperle. Gomorra è vero che come dire, è un faro sia per la scrittura, sia anche, se volete, per le vendite all'estero, benissimo. Però andate a vedere ogni anno quante ore di fiction produce la RAI, alta, bassa, media, piccola, per target larghi, quello che volete voi, e quanti ne ha prodotti negli ultimi 5 anni Sky. Cioè, se uno non ha presente questi parametri, poi i paragoni, come dire, cioè, se si vuole fare un ragionamento di sistema. Poi, se vogliamo, ognuno dice un po' quello che sa sulla RAI, perfetto, benissimo. Scusate, però secondo me è importante, perché se no si ragiona di RAI in un modo che rischia, ripeto, di essere, come dire, poco fondato, insomma. Faccio degli esempi di RAI che sta cambiando. Per esempio, ricordatevi, quest'estate RAI 3 ha sperimentato una conduzione a 3 al femminile, secondo me con dei talenti notevoli al suo interno. RAI 1 sta sperimentando il lunedì sera, RAI 1, la rete ammiraglia, sta sperimentando il lunedì sera, per esempio, con Petrolio, una cosa nuova, diversa. Sui canali tematici c'è una ricchezza di sperimentazione enorme. Ballarò da ieri sera ha proposto, andate a vedere questa piccola fiction con Timi, che esordirà bene dalla prossima settimana, ed è un punto di sperimentazione, vi assicuro, interessantissimo.
e che secondo me è nel, come dire, è nel mood delle cose nuove che stanno accadendo nella televisione, non italiana ma internazionale. Questi sono piccoli esempi. Insomma, io credo che il punto primo sia che la qualità dell'offerta Rai la conosce solo il pubblico che la guarda e molto meno l'opinione pubblica italiana. Questo secondo me è un dato importante, perché faccio un esempio, come dire, da un certo punto di vista non smentibile. L'opinione pubblica italiana domani, lo sapete, titolerà dicendo 12-4, cioè 12 è il risultato di share di Ballarò e 4 quello di Floris, no? Vedrete tranquillamente, i titoli di domani sono questi qua, perché in Italia, ed è l'unico paese al mondo, lo ripeto senza tema di smentita, in Italia si usa l'ascolto come il giudizio ultimo sulla qualità televisiva. Questo secondo me è un difetto strutturale della nostra opinione pubblica, che impedisce, è fra le cose che impediscono non solo al servizio pubblico ma a tutto il sistema di rinnovarsi, perché è inutile. Cioè, se continuiamo a scrivere, vi leggo una frase che mi sono annotato perché mi sembrava nella sua massima demenzialità esemplare. Questa è una frase che ho letto su Repubblica, non riguarda un programma Rai, dopo il primo risultato d'ascolto del quotidiano di Floris. Naturalmente bisogna aspettare un po' di giorni per poter decretare il flop. Ecco, vedete, questa è la posizione dell'opinione pubblica rispetto al nuovo che avanza. Questa è la posizione. Guardate che io ho fatto il giornalista di carta stampata per 17 anni prima di fare televisione e non ne avevo capito niente di televisione. Secondo me la gran parte dell'opinione pubblica italiana ragiona così, cioè vive il dato d'ascolto in questo modo e soprattutto tifa per l'affondamento, fondamentalmente sul nuovo. Soprattutto tutto quello che nasce di nuovo non è supportato, anche dentro la Rai, prodotto dalla Rai, non è supportato dall'opinione pubblica. Poi ci sono dei mood molto che riguardano i canali come quelli smart, cioè giustamente quelli del Factual, i canali per esempio, uno non sa dell'offerta di Rai 5, ma sa molto di Sky Arte, no? Se uno poi va a vedere i palinsesti, non sono mica lontani, però Sky Arte per l'opinione pubblica italiana fa molto smart. L'offerta di Rai 5 uno non sa neanche bene cos'è. Se andate a vedere il palinsesto, fra l'altro è il 10-1 sempre il rapporto, attenzione, cioè la Rai propone molta più roba rispetto, però l'opinione pubblica italiana non lo sa, questo è un dato di fatto secondo me. Aggiungo un altro elemento. C'è un equivoco però, secondo me, se noi siamo a questo punto, c'è un equivoco. Ed è un equivoco che secondo me riguarda il sistema. Cioè, noi veniamo comunque, e anche in questo segno del giudizio di Dio, come dicevo prima sugli ascolti, come dire, è segno di questo. Noi viviamo da almeno due decenni sull'equivoco della massimalizzazione degli ascolti. Questo è il problema, che secondo me, e questo è la ragione, come dire, per cui è in crisi anche l'identità del servizio pubblico. Secondo me è diventata questa massimizzazione degli ascolti cultura del servizio pubblico. E questo è uno dei problemi del sistema italiano. Cioè, i quadri del servizio pubblico hanno identificato nella massimizzazione dell'ascolto l'unico ideale per molti, molti, molti anni. Secondo me la Rai di oggi sta facendo una correzione, ma quando la grana dell'azienda è diventato questo, le ragioni sono tante, il duopolio, eccetera, quello che volete, fatto sta che da un certo punto in avanti l'unico punto è diventato questo, massimizzare gli ascolti. C'è un paradosso però, che in questo momento tutto questo serviva per il mercato pubblicitario. Il mercato pubblicitario, è davanti a me, adesso mi fustigherà perché sbaglierò i dati, ma insomma, cito dati di un suo collega detti a un convegno proprio nell'ultimo weekend. In sostanza,
almeno la RAI se n'è andato il 50% di questo introito. In questo momento la RAI è di puro servizio pubblico perché il canone è più alto come risorsa la pubblicità. Tutto il dibattito che è durato per anni, deve contare di più questo o quello, è finito nel fatto che il mercato ha deciso che vanno molte meno risorse di prima verso la televisione. Quindi la signora Lei, evidentemente col lavoro che sta facendo, stanno recuperando evidentemente, però di fatto è cambiata la natura del servizio pubblico in questo. Questo è un dato che per parlare di lei bisogna saperlo. Io rispetto moltissimo la posizione di Battista che dice io sono contro il canone, punto, perfetto, è una posizione, io non la condivido ma è una posizione, però bisogna tenere presente nel dirla questo fatto, cioè adesso è cambiato il mondo, cioè il mondo è cambiato da pochissimo tempo ed è così, quindi in qualche modo secondo me questo per la RAI, e qui veniamo a uno spunto che credo riguardi il tema di oggi, come dire, per la RAI è nel suo DNA a questo punto diventare sempre di più servizio pubblico. Vedo un grande della televisione come Ettore Bernabei e chiedo a tutta la sala di applaudirlo. Grazie di essere con noi. Invece che superati gli esami, superate le analisi, possiamo dire. Voglio dire, cioè, questa è una grande occasione per il servizio pubblico. Cioè, nel momento in cui è il canone al centro, qui si gioca la partita. Perché è vero, in questo sono molto d'accordo con Castellari. Castellari ci ha dato un'idea vera, cioè il giudizio che lui dà sul fatto che oggi non c'è la consapevolezza dell'utilità e della funzione del servizio pubblico, è vero, cioè se vai in giro per la strada la gente ti dice ma che la RAI non ce l'ha più questa fisionomia, l'ha persa. Ora, le ragioni sono tante per cui la gente la pensa così, però, come dire, è un dato da cui partire. Quindi la scommessa secondo me oggi per la RAI è sempre di più puntare sulla fisionomia del servizio pubblico, proprio perché, cioè, come dire, la tua certezza è il canone, e più convinci gente che non sta buttando via i suoi soldi, come invece ha deciso definitivamente Battista, anche se credo che poi lui lo paghi alla fine il canone, non lo so però, non voglio saperlo. Ah, per obbligo. Cioè, secondo me la strada è quella lì, cioè in questo momento mi sembra tranquillamente che non ce ne sia un'altra, insomma. Chiudo semplicemente con un'osservazione. Dentro la RAI, secondo me, la percentuale, fra l'altro Battista ci ha dato quell'esempio suo professionale, no? Insomma, può anche essere, nel senso che voglio dire, lo sappiamo, insomma, che c'è una quota di interni nulla facenti. Allora, onestamente, io che fra l'altro appunto ho un contratto di esclusiva con la RAI, ma non sono un interno RAI, come tutte le redazioni, insomma, anch'io ho la mia quota di interni nulla facenti, insomma, cerchiamo di essere franchi. Però vi assicuro, Battista, vi assicuro che si è molto ridimensionata da quando tu hai fatto il programma, è proprio ridotta ai minimi termini. Io che ho lavorato 17 anni in un giornale come l'Avvenire, siamo lì uguale, perché non mi dire che al Corriere non ci sono anche lì la piccola quota di nulla facenti, ci sono in tutti i tutti. Perfetto, però ti assicuro che la RAI sta molto lavorando su questo, cioè è un po' cambiata. 7 proprio neanche dipinti di verde oggi in RAI ci sono così. Questo semplicemente per dire che appunto è una RAI che sta cambiando. E per finire dico solo una cosa, visto che Castellari giustamente dice il mio capo è più giovane di me, vi dico la verità, il mio capo, il dottor Gubitosi, è più giovane di me.